Una delle destinazioni che vengono più spesso richieste in Oriente è il Vietnam. Sarà perché in molti ormai hanno già visto la Thailandia, che è una delle mete asiatiche più economiche. Oppure sarà che molti vecchi film sono ambientati in Vietnam. Fatto sta che tanti hanno in mente questo viaggio. Non starò qui a raccontarti quali luoghi visitare, sicuramente ci faremo un altro video. Invece ti racconto tre curiosità incredibili sul Vietnam. Curiosità religiosa. In Vietnam buona parte della popolazione è religiosa, ma dichiara di non esserlo. In effetti qui non si ha l'impressione che la religione sia molto presente. Prendi per esempio la Thailandia. Ovunque si trovano altari, templi e Buddha a cui i fedeli portano doni, e una delle attività in cui vedrai impegnati più spesso i thailandesi è proprio la preghiera. In Vietnam no. E questo anche per paura di provvedimenti governativi. Qui, in tanti, si dichiarano atei. Seconda curiosità, non si beve durante il pranzo o la cena. Ecco, questa è proprio una particolarità, se noi occidentali non beviamo durante i pasti, sicuramente ci innervosiamo e finiamo per avere la lingua felpata e impastata. Ma in Vietnam è assolutamente normale. L'acqua gonfia, soprattutto durante il pasto. Ecco perché viene spesso servita solo alla fine e ovviamente ghiacciata. Tra l'altro, molto spesso in Vietnam una delle portate principali comprende il brodo e quindi non c'è poi tanto bisogno di bere. Curiosità 3. I motorini. Hai visto qualche foto del Vietnam o magari sei già stato in Vietnam? Il traffico è impressionante, ma se guardi bene, a differenza delle nostre città europee, ad esempio, ci sono soprattutto motorini. Facilissimo capire il perché. Mantenere e possedere un'auto costa molto, ma molto di più che in Europa. Il governo ha delle tasse spropositate su questi beni. È un motivo di soldi, quindi. Starei qui a raccontarti almeno di altre 10-20 curiosità di questo paese, ma forse ti è già venuta un po' voglia di visitarlo. Ancora no?